Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi siamo in un posto diverso perché vorrei darvi dei consigli legati all'utilizzo del microfono. Cantare in Libertà. Come ben sapete, il microfono serve per amplificare la voce. Però vi do alcuni consigli per come utilizzarlo al meglio. Se noi dobbiamo fare dei suoni bassi col microfono, dobbiamo cercare di tenerlo vicino. In questo modo, come ben sentite, i bassi si amplificano meglio. Mentre se io questa voce allontano il microfono, sentite che non vado ad enfatizzare i bassi. Quindi teniamo il microfono nelle parti più basse abbastanza vicino. In questo modo potremo cantare i bassi in maniera più sonora. Mentre quando noi facciamo un suono più acuto e magari anche più forte, proprio come potenza, dobbiamo allontanarlo un po'. In questo modo avremo modo di non far distorcere troppo le casse. Se invece noi abbiamo bisogno di, che ne so, fischiettare al microfono, non dobbiamo farlo in direzione della capsula, altrimenti si sente proprio il vento, che è fastidioso, ma dobbiamo un po' defilarci. In questo modo si sentirà il fischio, però non avremo l'effetto dell'aria che passa, che è un po' fastidioso. Si pensa che se dobbiamo cantare gli acuti, dobbiamo allontanare il microfono. Questo è vero se gli acuti sono forti, come abbiamo visto prima, ma se devo cantare un falsetto, anche se il suono è acuto, devo assolutamente tenere il microfono vicino. Non posso allontanare, altrimenti il falsetto non si sentirà perché è comunque un suono leggero. Ricordiamoci di mantenere il microfono in questo modo, senza mai coprire la capsula, altrimenti potremmo creare dei fastidiosi larsen, dei fischi brutti da sentire, o di non avvicinare il microfono troppo agli altoparlanti, che sentite, che fischiano subito, è molto sensibile, infatti le casse vanno sempre poste davanti a noi che cantiamo e noi dobbiamo utilizzare una monitor, una cassa spia per ascoltare la nostra voce. Oppure se abbiamo possibilità di acquistare un in-ear monitor, cioè delle monitor con le cuffie, è ancora meglio. Se non sei un cantante lirico, hai bisogno per forza di utilizzare un microfono per cantare gli altri generi musicali, quindi sappilo usare al meglio. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto, ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi, non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.